Salve a tutti, in questo video vediamo come completare la missione Nuovi Trucchetti su Star Wars Outlaws. Allora, per prima cosa dobbiamo andare da Mirogana, quindi raggiungiamo la location, parliamo con lui e andiamo ad acquistare questo componente qui a 0 crediti. Fin qui tutto ok. Ora dobbiamo andare alla seconda parte della missione e, o meglio, dovremo scegliere dove andare a rubare il componente, da Alba Kremisi oppure dai Pike. Io avevo reputazione scarsa con entrambi, quindi non potevo entrare da nessuna parte. Vi faccio vedere come farlo di soppiatto ad Alba Kremisi. Quindi se volete completare la missione passo passo con me, dovete andare al distretto dell'Alba Kremisi. Una volta arrivati, loro non vi faranno entrare, ecco qui, ma dobbiamo andare a sinistra, sempre dritti, fino alla presa d'aria. Mi raccomando, non bisogna farci beccare, perché se ci beccano dobbiamo rifare tutto. Ci ritroveremo qui. Allora, andiamo dritti. Saliamo su. Poi scendiamo con il rampino. E qua ci sono le prime due guardie da far fuori. In sequenza, direi, perché appena quella più avanti fa dei passi verso là dentro, ecco, adesso subito questa, e subito andiamo a prendere l'altra. Se sta ferma troppo tempo poi torna indietro e vi vede, quindi nel caso sincronizzatevi. Ecco qua. Perfetto, andiamo avanti. Adesso dobbiamo andare, a parte a prendere qualche oggetto qua dentro, non c'è altro, bene. Dobbiamo adesso andare a tramortire la guardia che sta in alto sul ponte, perché ci potrebbe vedere. Tra l'altro ci servirà campo libero in fondo per scappare, quindi quella lassù va assolutamente tramortita. E non è difficile, perché basta seguire qua la scala, andare su, rimanendo nascosti qui nell'interno, e ce la faremo senza alcun problema, poiché rimane ferma. Consiglio di passare da qui, se no ci potrebbero vedere da là. Ci siamo. E la prendiamo. Ora dobbiamo tornare di sotto. E dobbiamo muoverci a destra. Vi faccio vedere il percorso. Quindi lasciamo stare tutte queste guardie, non ci serve tramortirle. Rischieremmo solo di farci catturare, tra l'altro. Torniamo semplicemente dove eravamo prima. Ovvero qui sotto. Passiamo da dentro e andiamo a destra. Stiamo attenti nel caso ci sia una guardia che sta passeggiando. Restiamo qui sul perimetro, così non ci vedranno le guardie appostate là dentro. Continuiamo a seguire il perimetro. Prendiamo tutti gli oggetti che ci sono. Ok, qui via libera. Quindi questo, il datapad, e infine andiamo avanti. Prendiamo anche questo, rimaniamo qui sull'esterno, e infine andiamo qui e arrampichiamoci. Ora, attenzione, perché dobbiamo magari far fuori qualche guardia, non tutte per forza. Vi do un consiglio. Allora, partiamo con questa qua giù, che rimane più o meno ferma. State attenti ai due che fanno la ronda. Quei due io non li toccherei. Ci basta semplicemente andare avanti quando loro sono dalla parte più lontana. Quindi questo lo prendiamo. E anche quello laggiù. Però prima dobbiamo aspettare che i tizi della ronda, ecco, siano in questa posizione e che poi si girino. Perfetto, come adesso. Quindi ora possiamo andare a tramortire questo. E già che ci siamo, anche questa all'entrata. Non è necessario, però non si sa mai. Bene, ora, sapendo che quei tizi fanno la ronda, dobbiamo andare qui a sinistra alla turbina che sta laggiù, vedete? Quindi stiamo attenti a quei due e andiamo alla turbina. Una volta arrivati alla turbina, dobbiamo usare Nyx per tirare la leva che sta lì.
Facciamo attenzione a non farci scoprire e subito tuffiamoci qua dentro. Ok, ormai il più è fatto, adesso siamo tranquilli. Dobbiamo scendere da questa scaletta che vediamo. Questa qui. Quindi prima sblocchiamola, poi usiamola. E una volta sotto, andiamo a prendere quello che ci serve. Intanto prendiamo tutto quello che c'è. Anche qui. E poi andiamo qui accanto al computer a prendere quello che cercavamo, il pezzo per blaster. Bene, adesso dobbiamo assemblare la nostra pistola. Quindi dobbiamo innanzitutto uscire da qua, riprendendo la scala semplicemente e saltando di sotto da qua. Non vi consiglio di rifare tutto il percorso a ritroso, ma semplicemente di accorciare saltando di sotto da qua. E servirà andare letteralmente sempre, sempre, sempre dritti. Quindi qui apriamo. Sempre dritti, 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 dritti. Fino a questa porta. Lasciamo stare le guardie lì. Quindi sblocchiamo questa porta. Entriamo. Apriamo il condotto. Intanto prendo anche le cose che stanno qui. E una volta fuori dal condotto siamo fuori dai guai, fuori dal territorio dell'Alba Cremisi. E quindi possiamo andare alla nostra prossima destinazione. Perfetto. Vi consiglio di usare la mappa, qua c'è il viaggio rapido. E arriviamo alla nave. Perfetto, saliamo a bordo, andiamo su. Fino ad arrivare al bancone per allestire il blaster. Quindi moduli e clicchiamo su ioni. Raffica. Teniamo premuto e ci siamo. Ok, adesso possiamo andare con lo speeder alla prossima destinazione, dove dovremo usare il blaster modificato per entrare. Quindi giriamo, destra. Scendiamo. Ok, qui non sapevo se c'erano nemici, vi dico subito, non c'è nessuno. Potete andare tranquilli. Bene, usiamo il blaster su quel nucleo lì. Quindi tiriamo fuori il blaster. Qui stavo cercando se c'era un altro modo per entrare. Ok, una volta sparato abbastanza, la porta si aprirà. E qua possiamo prendere tutto quello che è il tesoro. A questo punto dobbiamo tornare alla taverna d'Aruda. E anche qui vi consiglio di usare la mappa e il punto di viaggio rapido. E ci siamo, una volta qui andiamo a concludere la missione semplicemente entrando nella taverna e parlando con Danka. Ed ecco fatto, abbiamo completato la missione. Spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo video.